Buonasera, gentili telespettatori, siamo di nuovo insieme per la seconda puntata di Neuroscienze. E direi che eh, la eh, presentazione della trasmissione con queste immagini che il nostro regista Mariano, che non ho ringraziato la scorsa puntata, ringrazio adesso perché continua ad essere un eh, compagno di viaggio davvero indissolubile. Eh, preziosissimo e quindi grazie Mariano anche per questa presentazione che direi questa, in queste due trasmissioni è quanto mai azzeccata cosa dice il nostro ospite di nuovo Marco Diametto? che salutiamo grazie per essere grazie. ancora qui con noi a voi, a voi. Eh, 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 è azzeccata quella presentazione Ass assolutamente, assolutamente. 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 <ride> perché si vedono alcune delle cose che voi ci permettete di apprezzare allora, eh, continuiamo. Eh, hai voglia di riassumere tu quello che è il significato eh, della scorsa puntata, stavo per dire della scorsa seduta. <ride> io ero il paziente, naturalmente. Ah, certo! <ride> Qui da noi sei il paziente di tutti noi, io rappresento tutti loro. Scuso Mario Bosonetto che. Eh, Insomma, ha dei problemi in queste sere, la scorsa settimana non ha potuto essere con noi e stasera probabilmente non, non riesce a raggiungerci. Però c'è, non preoccupatevi, c'è, eh, buona salute, eh, ovviamente vi saluta e io farò un po' la sua parte, cioè cercherò anche di chiedere al nostro ospite com'è la situazione nei confronti degli organi di stampa. Però riassumiamo. Okay. Se posso provare a riassumere, credo che abbiamo fatto un'operazione, tu hai fatto un'operazione utile di descrizione di alcuni principi e di alcuni valori che fondano l'operazione scientifica, cioè l'acquisizione di conoscenza attraverso il metodo scientifico, come funzionano ad esempio i meccanismi che portano le pubblicazioni, quali sono i passaggi a cui gli scienziati e le ricerche si devono giustamente sottoporre, sia da un punto di vista dell'approvazione dei comitati etici, sia dal punto di vista della valutazione di organismi terzi e indipendenti. E quindi abbiamo spiegato un, un po', eh, credo, il processo di eh, controllo continuo, di revisione e anche alcuni principi fondamentali rispetto ai quali si acquisisce un tipo di conoscenza che è ha il carattere della scientificità e come all'interno di questo perimetro e di questi valori viene anche continuamente aggiornato e messo in discussione e adattato alle conoscenze del momento. Io direi che veramente cioè, è come se tu avessi fatto la scorsa trasmissione. Ecco, io eh, ti chiederei di fare un riferimento, tu hai detto... Una, una frase di Newton che ricordiamo per tutti quello che ha scoperto la gravità terrestre, ha detto una cosa molto interessante, bisogna salire sulle spalle dei giganti. Uh, eh. Se ho potuto vedere lontano, lontano è perché sono salito sulle spalle dei giganti e questo è un elemento eh. che è tipicamente diverso dall'approccio... Scientista ma antiscientifico. Bravo, ecco è questo che ci interessa. Grazie. La scienza è un processo di costruzione di significati e di evidenze progressivo. Eh, la notizia sensazionalistica di solito mh, come dire, mh, può essere utile strumentalmente nel momento, ma non fa bene alla cultura scientifica né alla cultura di una divulgazione scientifica appropriata, è un processo progressivo che si fonda sulle conoscenze precedenti che le acquisisce le mette in discussione, le critica, ne modifica una parte e ne tiene un'altra parte, è un processo collettivo e progressivo non è mai il frutto della può essere il frutto del genio del momento ma che si inserisce però in un contesto di conoscenze che non è astratto da quello che è stato fatto precedentemente o da quello che viene fatto Contemporaneamente nel laboratorio del collega di fianco o del, al di là delle Alpi. Questo è davvero importante. Quindi, Newton era, era stato molto previdente, anzi, un grande antesignano di questa, di questa realtà. Un rivoluzionario consapevole del fatto che nessun rivoluzionario è solo nel mondo, ma si inserisce in un contesto appunto che è il corpus di conoscenza di quel momento e le può anche cambiare radicalmente, ma uh, attraverso quelle regole, quei principi, quei criteri, e conoscendole. Eh, e poi avevi citato anche Cartesio, ah. che è un po' uh, l'origine di questo discorso, la res cogitans e la res extensa, e, e quel famoso motto cogito ergo sum, no? eh, eh, Questo nella scienza di oggi eh, come, come naviga? Beh, naviga nel senso il dualismo appunto cartesiano è? non è esattamente di moda, perlomeno nella mia, nella mia disciplina. Poi ci sono diciamo, la filosofia della scienza, la filosofia della psicologia a diverse sfumature e diverse modalità di concepire il rapporto tra il sistema nervoso centrale e le funzioni mentali, cognitive e i comportamenti che questo produce e eh, adesso sarebbe lungo dirlo, ma certamente il, il, il tema è eh, relazionare questi due mondi e non considerarli come separati, ma come sostanzialmente uno il prodotto dell'altro e in interazione tra loro, piuttosto che non la riduzione o l'eliminazione di un dominio rispetto agli altri, ma questo è un discorso più noioso e più accademico, però il tema è quello di comprendere come meccanismi e funzioni del sistema nervoso producono pensieri, ragionamenti, sentimenti, comportamenti, azioni. Eh, direi che tutto questo è la conferma che la ricerca eh, aiuta eh, tutte le scienze, anche quelle che sembrano meno esatte, tipo la psicologia, aiutano a eh, realizzare un prodotto che eh, abbia caratteristiche scientificamente corrette. Allora, rispetto a questo, una, ricordo una citazione di quello che è stato eh, il mio maestro a Oxford, che Larry Wisecranz, eh, che sì. ha scoperto negli anni '70 il fenomeno che io studio da una quindicina d'anni almeno, che è, la, che è la visione cieca, mm. e dove diceva che la psicologia eh, definisce i limiti e la direzione di investigazione dei fenomeni. La, spiegazio la spiegazione di un fenomeno non riduce quel fenomeno. Il fatto che noi possiamo sapere e sappiamo molto di più rispetto, ad esempio, a quali sono i meccanismi neurali che ricostruiscono un'immagine tridimensionale del mondo che ci sta di fronte, i colori, il movimento, le sue componenti emotive nell'espressione di un volto, nella postura corporea, non riduce e non elimina gli aspetti psicologici soggettivi, ma ne dà fondamento materiale, empirico, meccanicistico eh, senza ridurli. Questo era il senso. Certo, e questo credo che debba essere proprio il senso con cui ci avviciniamo eh, a, o meglio la psicologia deve avvicinarsi alle, alle neuroscienze, in particolare alla neuropsicologia, che è un'altra delle citazioni che ho fatto. Perché tu sei un neuropsicologo. Di formazione sono un neuropsicologo. Eh, che vuol dire? L'abbiamo già detto perché l'aveva spiegato il nostro comune amico e nostro ospite il Giuliano sì. Sì. Beh, e La neuropsicologia studia appunto la relazione tra uh, funzioni cerebrali e... e mh, pensieri, ragionamento, linguaggio, quindi funzioni cognitive, processi psicologici, tradizionalmente prevalentemente attraverso lo studio di pazienti che hanno avuto una lesione e hanno un deficit, un problema, l'esempio classico è quello diciamo, di Broca che nell'Ottocento studia un paziente che ha una lesione e non riesce più a parlare, quindi ha una fasia e eh, identifica post mortem quell'area che era lesionata nel paziente si chiamava Tantan, -tan, che poi prende il nome dell'area di, dell di Broca, al piede della terza cinquevoluzione frontale, e quindi identifica in quella l'area in cui il linguaggio è, è localizzato, che poi sarà, come dire, ovviamente revisitata, arricchita dalla neuropsicologia moderna. Però il principio fondamentale è quello di inferire, se vogliamo, le funzioni a partire dalle disfunzioni, cioè, a partire da che cosa non, non va più quando abbiamo una lesione in un determinato parte del cervello. Ed ecco la scienza. E che fa la stessa cosa, poi. È che fa la stessa cosa. Ha un paziente in qualche modo speculare, però che è, è fluente, quindi parla, parla, ma non comprende quello, quello che gli che viene dice. detto. E quindi. E il modello incomincia dice. ad arricchirsi, per cui da un'idea diciamo integrata di linguaggio, ecco l'area del linguaggio, incominciamo a scomporle. Dove c'è un'area che si occupa della comprensione del linguaggio, che è quella che che eh, individua nel lobo temporale, e un'area che invece è dedicata alla produzione del linguaggio, che è quella che viene individuata appunto nel lobo frontale da Broca, e, e poi per complicazioni successive. Ecco. Eh... Abbiamo percorso questo itinerario di due aree di cui abbiamo sentito parlare qui in trasmissione dal neurologo dottor Ambrogio che è molto amato dai telespettatori perché è molto didattico e quindi è, è, credo sia evidente l'interesse che chi ha cominciato a lavorare con la, con la psicologia eh, che cura e quindi con la psicoterapia, il fatto di poter eh, percepire la garanzia che quello che è, viene percorso eh, ha dei riferimenti sperimentali e, e obiettivabili è indubbiamente, almeno per alcuni di noi, è molto, eh, è molto positivo. No? Ecco, eh, quindi eh, il rapporto alla neuropsicologia eh, è quello che ti porta poi verso eh, diciamo la carriera del ricercatore. Tu hai citato eh, questo maestro che avevi eh, all'estero. Eh, di cui abbiamo un'immagine un anche, no? Eh, sì, eh, abbiamo anche un esperimento che abbiamo fatto ecco, insieme, in cui c'è ecco, lo, lo, lo un paziente con appunto blind sight, che è uno simor, che vuol dire visione cieca, e che in qualche modo rappresenta la condizione paradossale ecco, lo che vedete. In, questo, in questo caso, diciamo, il paziente... Eh, ha una lesione a um, lobo occipitale di un lato, quindi non vede nulla in metà del campo visivo, tutto quello che sta a destra del punto di fissazione e quello che mh, succederà è che eh, lo sperimentatore, in questo caso Larry Weiss, gli presenta una, un, un puntino luminoso con un laser in movimento e il paziente sarà in grado di eh, tracciare il percorso di questo laser sullo schermo pur Dicendo di non vederlo perché lui è clinicamente cieco. Quindi è un altro filmato che, che vedremo è di un paziente con una lesione bilaterale. Quindi il paziente è clinicamente cieco, cammina col bastone bianco. E per la prima volta gli chiediamo di uh, attraversare. Un percorso, un corridoio in cui sono messi degli ostacoli, lui naturalmente non lo vuole fare, non si fida perché dice andrò a sbattere. Quindi facciamo una serie di cautele. Lo sperimentatore lo segue a una certa distanza in modo da fermarlo prima che vada sì. a sbattere. Ma con sua stessa sorpresa Excellent. riesce a evitare gli ostacoli e a camminare nel corridoio. Quello che vedete dietro, infatti, è, è, è proprio la Rio Icecrans riesce ad evitare gli ostacoli e non sa perché quando gli si chiede dice ma io sono cieco non vedo nulla ho la sensazione che non so spiegare di dovermi spostare un po più a destra o un po più a sinistra e quindi diciamo questo è un esempio plastico di che cosa sia il blind side cioè di cosa sia questa contraddizione tra delle competenze che permangono visive che permangono ma che non sono Conosciute al paziente stesso Questo. e il suo vissuto soggettivo e clinicamente eh, verificato di essere cieco. Questo eh, comporta una eh, difficoltà esistenziale non da poco. Sì, questo naturalmente dipende da quanto è estesa la lesione e di quanto è esteso il deficit del campo visivo. In un caso di, mh, del genere il paziente è completamente cieco e quindi sostanzialmente si muove col bastone bianco. Come si muove come... In altri casi la lesione è più circoscritta, per cui c'è una parte della scena visiva davanti a noi che ha una macchia cieca più o meno ampia, che co può comprendere la metà intera del campo visivo e quindi è abbastanza debilitante oppure può essere più circoscritta e in questo caso il paziente riesce abbastanza bene a compensare muovendo lo sguardo muovendo la testa a far cadere diciamo la parte della scena visiva a cui è interessata non nella zona cieca ma nella zona in cui ecco, riesce a vedere ecco, ecco, questo è, è, è l'origine della, della tua ricerca sì, questa è l'origine dei, dei miei studi che, che sono sostanzialmente stati fatti in larga misura su pazienti, quindi con metodi non invasivi, quindi sostanzialmente con la risonanza magnetica funzionale eh. che ci consente di vedere quali aree del cervello si attivano durante un determinato compito, ad esempio quando il paziente riconosce un oggetto che pur tuttavia dice di non vedere. Mm? Eh, quel tipo di risonanza lo ricordiamo, che caratteristica ha? Quello di riuscire a darci un'immagine eh, dinamica in tempo reale, anche se un, un po' rallentata, di come funziona il cervello, quali sono le aree che entrano in gioco e si attivano in vivo durante un compito. Il compito può essere dei più, dei più vari: vedere un'espressione facciale di gioia o di paura, e quindi. Eh, capire quali sono le aree che in qualche modo riconoscono questa emozione, oppure chiedere al soggetto di pensare a un ricordo specifico e quindi vedere quali sono le aree che sono coinvolte nei processi di recupero della memoria. In che modo tu dici vedere le aree? Perché abbiamo un'immagine del cervello che la mm -hmm. risonanza ci dà mm -hmm. e ci consente di vedere quali aree si attivano, quindi quali aree richiedono più ossigeno, richiamano più sangue, quindi sono coinvolte in quel processo rispetto ad altre. Perché cosa fanno quelle aree? Beh, quelle aree funzionano di più, si, più e, quindi... e quindi richiedono ossigeno e quindi una... una sanguigno maggiore e questo è diciamo, il segnale che viene, che viene captato, Cap che viene registrato e quindi ci dà una misura di quali aree sono coinvolte in quel compito. E noi sappiamo che il cervello ha varie aree che eh, possono essere di tipo motorio, possono essere di tipo di elaborazione e lì che aree sono? Quelle, del, quelle della, della vista? E quelle... Beh ad esempio nel caso della, della, della visione cieca eh. abbiamo... Nel, nel corso degli anni, documentare una serie di molto ampia, molto ricca di percorsi alternative, di scorciatoie attraverso le quali eh, l'informazione dalla retina, dall'occhio, arriva a stazioni nel cervello diverse e alternative rispetto a quella principale che sta nel lobo occipitale. Questo, in analogia a quello che si conosceva eh, grazie agli studi. Eh, sugli animali, prevalentemente su primati non umani, eh, macachi, ma anche su altre specie negli anni 70, gatti. Eh. E questo ci consente appunto di cercare percorsi alternativi e potenzialità di recupero su cui lavorare per sfruttare queste competenze residue e utilizzarle per recuperare in un certo modo funzionalità visive consapevoli in pazienti che hanno una, una lesione alla corteccia visiva. Ecco. E, la, e qui ci trasferiamo sull'argomento eh, che mh, caratterizzerà la seconda parte della nostra trasmissione, cioè eh, perché eh, la necessità di una coinvolgimento degli animali nella, nella sperimentazione questa come altre poi Beh, per, per diverse altre. ragioni per diverse eh. ragioni una mm. è che eh, ci sono intanto non esiste un metodo magico non, non esiste la convergenza di metodi che mm. non sono alternativi ma sono complementari, ci dicono cose diverse, se vogliamo cercare di avere una visione complessa articolata e utile del fenomeno, tutti i metodi hanno i loro vantaggi e i loro difetti ed è importante approcciare uno stesso fenomeno da, con metodi diversi, quelli non invasivi sull'uomo, quelli più invasivi e più diretti sull'animale e cercare di avere una visione d'insieme. Peraltro i metodi complementari sono sviluppati dagli scienziati, non esattamente dalle proteste o dagli animalisti, noi ne conosciamo strumenti, limiti, eh, funzionalità, opportunità e questo è un elemento importante per avere diciamo, una visione di insieme. Una delle ragioni per cui nella mia sperimentazione in particolare ci sono modelli animali è che uno dei limiti dei metodi visivi sull'uomo è quello di darci una descrizione del fenomeno ma di eh, intanto che non è così precisa come vogliamo perché vogliamo anche avere una descrizione a livello di singola cellula, di singolo tessuto mm -hmm. e la risonanza magnetica ad esempio non ha quel tipo di risoluzione. L'elemento più piccolo che possiamo studiare in risonanza magnetica comprende eh, centinaia di migliaia di neuroni e di fibre. Poi perché vogliamo cercare di interagire attivamente, cioè non solo di osservare il fenomeno ma di manipolarlo, di sfruttarlo e di modificarlo plasticamente in modo da promuovere il recupero che poi può essere utile e può essere applicato sull'uomo. Per fare questo dobbiamo avere un modello animale che ci consenta appunto di agire attivamente sui circuiti, sui parametri che vogliamo stimolare, sulle diverse opzioni, sui diversi tessuti e valutare quali tipi di intervento e quali aree del cervello sono effettivamente più efficaci nel recuperare la funzionalità. E poi proporre al paziente un intervento che è già in qualche modo validato, ottimizzato e che quindi riduce il numero virtualmente infinito di possibilità di stimolazione di intervento a un numero limitato e realisticamente, praticamente applicabile sul singolo paziente. Sul singolo paziente, per cui noi adesso ci fermiamo per qualche minuto in pubblicità, ma vedremo proprio questa applicazione dopo, capiremo insieme qual è, qua, cosa succede. Vi aspetto tra pochissimo, grazie.